L'unica cosa che mi piace della Lega è questa qua, cioè? Oggi, della Lega di oggi, di tante persone che sono venute qui per lavorare o per studiare, eccetera, si comportano bene e sono spesso più leghisti di noi. Com'è che si chiama? Io mi chiamo Stefano Felix. Dove è originario? Io sono della Repubblica Dominicana, sono un fedele credente nei principi. Ti piace Borghezio? Certo che mi piace. Venuto anche in camicia verde, ovviamente. Per i vecchi leghisti, venire a Pontida senza camicia verde o fazzoletto verde è un'oscenità, è come uno che entra in chiesa e non si fa il segno della croce. Lui è giustificato perché deve ancora assorbire il verde padano, è uno che si è fatto da sé, che vive del suo lavoro e quindi è per definizione come noi, in qualche caso meglio di noi, meglio lui, meglio lui, meglio lui. Questa è la Lega che ci piace, non di quelli che stanno incollati col Vinavi alle poltrone. Della Le Pen quest'oggi sul Pratone cosa pensa? È contento? È una grave contraddizione, è anche un errore politico, perché la Le Pen che io ho conosciuto e ho anche fatto venire a Lampedusa, qui a Pontida ci sta come il contrario del cacio sui maccheroni, perché è nemica delle autonomie, è nemica dei corsi, dei baschi, nemica dei catalani, amica di quelli che vorrebbero uccidere le autonomie in Europa. Non c'entra niente con le nostre idee, con le idee che rappresenta Pontida. Quando comandava il vecchio Le Pen, ai raduni dei Bleu Blanc Rouge c'erano tutti i gazebi regionali, perché Le Pen era orgoglioso delle diversità regionali ed era amico dei corsi, eccetera. La figlia è cresciuta nello Champagne, nei night di Parigi, rappresenta un altro tipo di cultura che con la nostra cultura identitaria non c'entra un c***o. L'operato del ministro e del segretario come lo giudica? Dicono che ci voleva ancora Salvini al ministero per bloccare gli sbarchi, infatti è finito a processo per quello. E c'è da domandarsi perché non abbia fatto il ministro lui, anziché occuparsi del ponte sullo stretto, di cui a noi padani non ce ne frega un emerito c***o. Infatti questa idea del prima ci voleva la secessione e adesso fate il ponte di Messina. No. Per la gente che è qui a Pontida ed è del nord, la secessione ci vuole sempre. Per i nuovi leghisti che vengono da altre parti del territorio, l'importante è difendere la nostra identità comune. E invece l'operato della Meloni come lo giudica? E ha avuto anche il coraggio di sottolineare l'identità etnica del popolo italiano. Identità etnica? Del popolo italiano. E quale sarebbe? Scusa. Poi non in termini di disprezzo delle altre identità, ma in termini di forte affermazione del nostro diritto a conservare e tutelare la nostra identità. Un'ultima cosa, la vedevo abbracciato a questo ragazzo di colore, no? Il Borghezio che abbiamo conosciuto, che stava lì a pulire sui treni perché c'erano le persone di colore che sedevano su quei treni. Che fine ha fatto quel Borghezio lì? C'è ancora? È lo stesso Borghezio, quelle signore che esercitano la professione più vecchia del mondo, quelle signore nigeriane che affollavano i treni dei pendolari e degli studenti per farsi le pulizie personali sul treno, a cui ho cercato di insegnare le norme igieniche che valgono in Italia e in Africa. Ma lo rifarebbe ancora? Certo. Il disinfettare? Certo. Un messaggio che è piaciuto a tutti quelli che vedono questi spettacoli e non li apprezzano.